cari telespettatori di Toscana Sprint, con le immagini ci troviamo a Marciana di Cascina, in provincia di Pisa, per il 79esimo Giro delle Due Province, gara a carattere nazionale per Elite Under 23, organizzata dall'Associazione Ciclistica Marcianese, presieduta ormai da anni da Sergio Casarosa, che stiamo vedendo nelle immagini con il presidente del comitato regionale Giacomo Bacci. Ricordiamo che la corsa è slittata per il problema Covid, perché non si sarebbe dovuta svolgere nel mese di settembre, ma bensì nel mese di luglio, però questa emergenza, i vari rinvii di diverse corse che ci sono state, ovviamente hanno portato a questo ricollocamento. Qui vediamo anche le varie mosse fatte dall'Associazione Ciclistica Marcianese, che ci sono in tutte le gare: la misurazione della febbre, i vari braccialetti messi per gli addetti ai lavori, sia per i corridori, sia per gli organizzatori, per le persone dell'organizzazione, sia per i fotografi. Qui con le immagini invece siamo al cimitero di Marciana di Cascina, proprio con Massimiliano Anichini, il presidente dell'Associazione Ciclistica Marcianese Sergio Casarosa, che pongono sulla tomba di Flaminio Biasci, storico presidente dell'Associazione Ciclistica Marcianese, purtroppo scomparso ormai. E qui vediamo ancora le immagini della tomba, il ricordo che ogni anno ovviamente viene fatto anche a lui, per ricordare anche la persona che è stato Flaminio Biasci per l'Associazione Ciclistica Marcianese. E Massimiliano Anichini e Sergio Casarosa, che abbiamo visto nelle immagini prima, ogni anno cercano di riproporre questa gara, anche quest'anno, nonostante le varie difficoltà, i protocolli per la salute del Covid, hanno cercato di portare avanti, nonostante hanno dovuto diciamo portarla a settembre. Le immagini sono allo stabilimento Giovanni Calzature, dove ci sarà la partenza. Ricordiamo Giovanni Calzature, uno storico anche lui, sponsor di questa gara, da qui prenderà il via del 79esimo Giro delle Due Province. Ricordiamo sono stati ben 203 gli atleti alla partenza. Qui vediamo il collegio di giuria, vediamo Maurizio Colligiani, presidente di giuria, poi il componente era Frediano degli Innocenti, il giudice d'arrivo Giancarlo Giulianini e il componente in moto Alessio Gironi. Abbiamo visto anche prima il direttore di corsa Rodolfo Gambacciani, e il vice direttore di corsa invece era Sanzio Rampogni. Qui ancora le immagini di Massimiliano Anichini, ormai lui imperterrito da tanti anni al servizio di questa corsa. Qui ancora le immagini dei Giovanni Calzature. Noi ricordiamo anche i vari sponsor che hanno accompagnato la corsa, come il Mapa Trasporti Fucecchio, lo Giovanni Calzature, detto la Banca di Pesce Cascina, la Carrozzeria La Stella di Cascina, la Climaplanet di Nanetti Massimiliano a Cascina. Qui vediamo anche Dario Rollo, che è il sindaco di Marciana. Ancora Sergio Casarosa con in mano la bandierina, pronto a dare il via a questa storica gara per Elite e Under 23. Dicevamo anche un ringraziamento anche per la Sogefarm, farmacie comunali di Cascina, Titigliano e Latignano, il supermercato Conad di San Frediano a Settimo, il Giusti Auto, concessionaria Fiat di Cascina Spedaletto. Qui ormai si stanno andando a schierare i vari atleti, 203 atleti che hanno preso via. Ecco Dario Rollo, il sindaco di Marciana, che ha dato il via. Insieme a lui abbiamo visto al suo fianco proprio il presidente del comitato regionale Giacomo Bacci. E sono partiti i 203 atleti per questa 79esima edizione del Giro delle Due Province. Le formazioni in gara sono il team Colpack Ballan, la Aries Cycling, la Cattolia Andrea, la Pedale Scaligero, il Sissio Team, il Team Malmantile, la Calzature Gragnano Marini, la Casillo Petroli Firenze Opla, la D'Amico AMS Tools, la Development Guerciotti, la Futura Team Rosini, la Gallina Colosi Aerofeed, la Garlaschese, la Gragnano Sporting Club, la Icari, Cablotec, la Named Rocket, la Northwave, Siatec Olmoc, la Overall Trecolli, la Polisportiva Tripetetolo, la Regolo Trecolli, la Team Gaia Plast Bibianese, la Team Stipa Milano, il Trentino Cycling Team Under 23, l'Unione Ciclistica Pistoiese, il Velo Club Racing Palazzago, Zalf Aeromobile Desire Fior, la Razzesi Macofin Re-Artù, la Cycling Team Valcavasia, l'Etruria Team Sestese Amore e Vita, il Gruppo Sportivo Maltinti Lampadari Banca di Cambiano, la In Emilia Romagna, la Mastro Marco Sensi Nibali, la Stipa Milano Ponte Collina, la Pregnana Team Scout, la New Bike 2008, la Accorald Team, la Big Hunter Beltrami TSA Seanese, la Viris Vigevano, l'Avis Prato Vecchio e la Max Reading Team.
Con le immagini siamo all'undicesimo chilometro di gara, la prima volta della salita, del termine di Buti. Vediamo, ci sono alcuni atleti a provare a fare l'andatura. Abbiamo visto ora in questo momento era Marco Colombo della Development, Guerciotti in testa, poi della Galina, sembrava essere Simone Innocenti in seconda posizione, poi un uomo della Team Colpack, non siamo riusciti a capire di chi si trattasse, è sempre l'atleta della Development, Guerciotti davanti, Marco Colombo a fare l'andatura alla sua ruota, Simone Innocenti, oggi potrebbe essere terreno per il corridore di Ponte Buggianese, che ovviamente è una delle ruote veloci del gruppo. Qui vediamo i vari addetti, i vari rifornimenti che si sono messi sulla salita, pronti per dare le borracce agli atleti. Siamo ormai vicini allo scollinamento, c'è un atleta che prova ad avvantaggiarsi in questo momento e siamo proprio ormai nella fase finale della salita, c'è questo piccolo risciacquo, poi si inizia un'altra pettata e poi ci sarà il Gran Premio della Montagna. Eccolo qui, abbiamo visto, ora abbiamo capito che si tratta di un atleta della Aries, si tratta di Giovanni Vito. Giovanni Vito che sta andando a sempre a spingere, rapporto molto duro per lui. La prima salita è andata, quindi vediamo, ora andremo a vedere se è dietro, ma il gruppo è dietro. Gli uomini della Zalf a fare l'andatura, poi quelli della Gragnano, anche quelli della Casillo. Oggi è terreno per diciamo le seconde linee, perché molti sono al Giro d'Italia Under 23 per l'ultima tappa. Qui vediamo Massimiliano Annichini con, sulla macchina con l'associazione volontaria di Cascina. Qui vediamo, siamo con le immagini piombate al 26esimo chilometro, siamo con quattro atleti al comando che passano davanti al Giovanni Calzature. I quattro atleti sono Facchini, David Facchini, poi Alex Toglio, poi Andreas Presti e Enrico De Robertis, gruppo che passa ora con 25 secondi di ritardo, passando proprio ora davanti a Giovanni Calzature. Eccolo lì, lasciamo sfilare il gruppo, lo andiamo a seguire, 26 km di gara percorsi fino a qui, c'è una fuga in atto, l'abbiamo detto. Siamo ripiombati ora con gli uomini in testa, siamo al 32esimo chilometro di corsa, siamo in zona Vico Pisano. A chiudere ora il drappello dei fuggitivi è Davide Facchini della Overall Tre Colli, davanti a lui Toglio della Casillo Petroli Firenze, poi si tratta dell'atleta della Cycling Team Valcasavia Andreas Presti e davanti si tratta dell'atleta della Pregnana Enrico De Robertis. Con questi atleti 32, siamo, ricordiamo, in zona Vico Pisano, il vantaggio è di 50 secondi su un altro drappello di tre uomini, vengono segnalati a 50 secondi, ora vedremo se la nostra telecamera, eccoli, andrà a pescare, eccoli lì. Allora in testa c'è, dovrebbe essere Matteo Regnanti della Maltinti Lampadari Banca di Cambiano, poi Barsottelli della Regolo Team e poi in terza posizione dovrebbe esserci Patrick Nastasi della Over Tre Colli. Infatti sono loro tre segnalati a 50 secondi dai fuggitivi, sono riusciti a uscire dal gruppo e ora sono all'inseguimento del gruppo di testa. Gruppo segnalato per ora a un primo e 18 secondi, vedremo se la nostra telecamera andrà anche a cercare il gruppo. Noi intanto ricordiamo anche chi ha reso possibile questa corsa, eccolo qui il gruppo segnalato a un primo e 18 secondi, grazie anche alla Ford Blue Bay, Spadi Livorno, Pisa, Cecina e Piombino, Orsini Franco di Nodica Pisa, la MoMA Studio Tecnico, lo studio consulenza G3Com, la Tutto Edil, l'impresa di Cascina, la Onoranze Funibre Cascinesi, la Creme di Marcheschi Cascina. Qui col gruppo, con gli uomini delle formazioni che hanno già un fuggitivo davanti, quindi ovviamente la Over Tre Colli, la Casillo, che non stanno ovviamente facendo l'andatura. Siamo piombati con le immagini al 37esimo chilometro di gara, siamo sulla salita del termine, la seconda volta, l'affrontano in testa i fuggitivi, sta facendo l'andatura Toglio della Casillo, poi dietro di lui si tratta dell'atleta della Over Tre Colli Facchini, David Facchini, poi in terza posizione De Robertis,
e poi in ultima ruota in questo momento si tratta di Andreas Presti, sempre Tolli a fare l'andatura, sempre dietro viene segnalato il gruppetto Regnanti, anzi da quello che ci viene detto, ovviamente le notizie che arrivano, sembra esserci solo Matteo Regnanti ora al loro inseguimento, sembra essere un distacco minimo di 22 secondi. Intanto vediamo la macchina di Cicli Barone, del cambio ruote Cicli Barone, con moto in formazione Piero Germelli. Vediamo ancora Tolio, il primo piano dell'atleta della Casillo Petroli Firenze. Molti dei loro atleti si trovano al Giro d'Italia, quindi toccheranno a loro e agli atleti in corsa oggi tenere alto il nome della società. Poi in seconda posizione Facchini, terzo De Robertis, chiude Presti, un po' in difficoltà Presti. Tolio continua a imporre un buon ritmo qui ancora sulla seconda ascesa. Gruppo segnalato a 55 secondi, ora si arriverà un attimo, ci sarà quel risciacquo appena arriveremo in cima a questa rampa e poi ci sarà l'ultima rampa di questo, eccolo qui, eccolo, siamo proprio alla fine di questa, alla fine della salita, sempre Tolio che l'ha presa in testa e ha sempre tirato lui. Presti è in difficoltà, Andreas Presti in difficoltà, anche De Robertis faticano veramente, prende ora rifornimento Presti, sempre Tolio a fare l'andatura, ce la fanno a scollinare tutti e quattro insieme. Ora vedremo la situazione in cima al GPM, come erano giuste le informazioni che ci arrivavano. Passa ora Matteo Regnanti, distacco di 22 secondi per lui. Dietro di lui Sandro Manzi, altra moto in formazione in corsa, l'ultima è quella di Adriano Dini. Gruppo che sta passando ora con 55 secondi. Due atleti si erano avvantaggiati sul gruppo, ma possiamo dire gruppo compatto momentaneamente, a parte la fuga davanti. Non c'è altri. Qui vediamo la fatica degli atleti, abbastanza caldo nonostante l'aria sia rinfrescata rispetto al caldo torrido di agosto, però il caldo si fa sentire anche oggi e quindi vedremo. Di solito la corsa si è sempre conclusa con una volata ristretta, vedremo se anche oggi si andrà a giocare questa corsa con in volata oppure ci sarà qualche attacco. Qui vediamo altro sponsor importante, quello della Giusti Auto, che ormai partner di questa corsa da tanti anni. Siamo con al chilometro 49 di corsa, zona Arnaccio. La situazione è cambiata perché in testa non ci sono più 4 uomini ma 40 uomini, 40 uomini in testa alla corsa. Dietro viene segnalato un altro gruppo di 18 uomini a loro in seguimento. Tante le maglie della Casillo per ora in 3. Qui vediamo in primo piano, si trattava di Alex Raimondi, poi c'è Tollio, poi c'è Luca Coati, quindi in forza la formazione. Vediamo che c'è sempre Presti, quindi sono rientrati sui quattro avanti perché c'è ancora Presti che sta passando ora al comando. Gli dà il cambio in questo momento l'atleta della Razzesi Matteo Sasso, poi l'atleta della Galina, si tratta di Sosa, un bel folto, 40 abbiamo detto gli atleti, poi un gruppo vicinissimo, viene segnalato vicinissimo il drappello dietro di 18 uomini, però la Casillo ne ha messi diversi, però c'è anche gli atleti della Gragnano, sembra esserci Barsottelli, abbiamo visto passare un attimo, sembrava Barsottelli della Regolo Team, anche la D'Amico ne ha piazzati due o tre. Matteo Regnanti passa ora davanti alla nostra telecamera. Vediamo, c'è sempre anche un altro atleta oltre a Presti. Sembrava essere Facchini, Davide Facchini e De Robertis. Esatto, De Robertis chiude questo gruppo, quindi sui 4 sono piombati che i 40 atleti. Qui siamo dietro col drappello dei 18 che sta andando a inseguire atleti dal team Almantile, che sta facendo l'andatura, sembra essere della team Almantile Tommaso Bazzica a fare l'andatura, con lui il compagno di squadra Matteo Buggiani, poi ora a fare l'andatura l'atleta della polisportiva Tripetetolo Giovanno Loisco, e c'è il ricongiungimento in questo momento, uno scatto e sono rientrati, quindi 58 uomini al comando in zona Arnaccio, altri uomini anche
È rientrato, sembra essere anche Francesco Della Lunga. Lui potrebbe essere, in caso di arrivo allo sprint, uno dei favoriti. L'anno scorso in maglia Stabia ne ha vinte di volate. Ora invece vediamo a chiudere in questo momento questo gruppo folto di 58 uomini. Era Michele Corradini, anche lui atleta molto interessante. Di nuovo le immagini del Giovanni Calzature. Vediamo dietro, eccolo qui, siamo dietro con il gruppo. Distacco del gruppo 53 secondi a fare l'andatura in questo momento. L'atleta del pedale scaligero, si tratta Stefano Di Benedetto. Poi due atleti della Mastro Marco Sensi, sembra essere Nieri in quarta ruota. Il team Almantino ovviamente non ha nessuna intenzione di andare a chiudere. Si tratta di Luigi Pietrini, anche lui interessante come profilo, potrebbe essere un outsider, ma davanti hanno un vantaggio di 53 secondi e sono molti, perché sono esattamente 58 gli atleti in testa. Qui siamo al chilometro, al 54esimo chilometro, e per la prima volta si passa sotto l'arrivo. 58 chilometri, tre giri da percorrere, quindi altre tre volte, due volte da passare all'arrivo, e poi dopo ci sarà l'arrivo finale. Qui vediamo ancora le immagini di Cigli Baroni. Qui siamo col gruppo, sta passando anche il gruppo sotto l'arrivo. Distacco un minuto preciso. Ovviamente tante le formazioni rappresentate davanti, quindi dietro non si sa quanto accordo ci potrà essere. Qui vediamo altre le immagini della farmacia comunale di Cascina, altro sponsor e partner di questa corsa. Qui siamo con le immagini al 79esimo chilometro, siamo vicini ormai al passaggio, al secondo passaggio all'arrivo. Ci sono tre atleti in testa, l'atleta della Gragnano, si tratta di Matteo Conforti, davanti a lui Francesco Canepa, e poi a fare della Garlaschese, a fare ora l'andatura è Nicolas Agostini. Quindi questi tre atleti hanno preso, quindi l'attacco è rientrato dei 58, sono partiti in questi tre in contropiede. Siamo vicini ormai al secondo passaggio, eccolo che ora è andato a fare l'andatura Agostini, no, non era della Garlaschese, la tela della Garlaschese era Francesco Canepa, scusatemi prima per l'errore. Matteo Conforti in seconda posizione, in terza Francesco Canepa. Stanno passando ora sotto l'arrivo, eccolo lì, cartello che indica due giri, si ripasserà al prossimo passaggio, suono della campana e ci sarà poi l'arrivo. Anche vari addetti alla sicurezza che ci sono per indicare una cittadina, quella di Marciana, di Cascina, che ha tanta gente appassionata che sta dietro a Massimiliano Anichini e Sergio Casarosa per l'organizzazione di questa gara. Questa gara che ha tanti partner come la Mappa Trasporti Fucecchio, la Giovanni Calzature, Abbigliamento Valigeria di Cascina, la Banca di Pesce Cascina, la Carrozzeria La Stella, la Clima Planet di Annetti Massimiliano, la Soge Farm, la Supermercato Cona di San Frediano a Settimello. Qui siamo con un atleta, all'inseguimento dei tre c'è un atleta, si tratta di Pierre Elis Belletta, che passa ora della Named Rock, che dovrebbe essere con 36 secondi di distacco, e davanti infatti i compagni di squadra della Named Rock che stanno facendo ovviamente il blocco, non stanno tirando in maniera, il suo distacco di 36 secondi, gruppo che sta passando ora con un distacco di un primo e 7 secondi. Questo è il distacco del gruppo che passa ora a due giri dal termine, quindi vedremo anche come si andrà ad evolvere. Però il tentativo grosso, quello di 58 uomini, è rientrato. Abbiamo visto passare anche in moto informazione Adriano Dini, che fino ad ora non l'avevamo visto. Eccolo qui, le immagini della Banca di Pesce Cascina, partner da anni ormai di questa corsa. Con le immagini siamo al 90esimo chilometro, siamo sulla quarta volta della salita. Sempre in ultima posizione Canepa della Garlaschese. Poi sta passando ora a fare l'andatura Matteo Conforti, mentre Nicolas Agostini sta ora riprendendo un po' di fiato. Ricordiamo della Sissio Team. Ah, vediamo un piccolo particolare di Matteo Conforti, che purtroppo ha avuto anche una caduta, e vediamo che qualche esplorazione l'ha riportata. Quindi bravo, ancora più bravo di quello che sta facendo. Il ciclismo è anche questo, è l'essenza del ciclismo, è anche questo. Questi ragazzi che riescono a rialzarsi e poco dopo li vedi in fuga. In un attimo prima magari sono a terra, un po' col dolore si rialzano, prendono la bici, li montano in sella e poi se ne vanno in fuga. Qui vediamo
ancora a fare l'andatura Agostini della Sissio Team, non avevamo ancora detto la squadra. Poi Matteo Comporti della sta portando ora a fare l'andatura al suo loro inseguimento. Sta iniziando ora intanto la salita del termine di Buti. Allora, ovviamente, termine di Buti, in cima la frazione si chiama Castel di Nocco, lo dobbiamo dire per informazione. Il primo piano di Canepa della Garlaschese, ricordiamo che al loro inseguimento è passato sotto l'arrivo Pierre Ellis Belletta della Named Rocket a 36 secondi. Ora vedremo se le immagini ci daranno conferma anche dopo, anche sul GPM, se è sempre al loro inseguimento. Per ora non ci giungono notizie. Il gruppo che era passato a un primo e 7 secondi, buon margine per loro a due giri dal termine, però la corsa è ancora abbastanza lunga, 90 km percorsi però fin qui. Terza posizione per Matteo Comporti. Loro possono essere rincuorati dal fatto che quando c'è dietro la macchina del cambio ruote, di solito il vantaggio è ancora buono, non altissimo, però diciamo di solito intorno al minuto si è sempre. Le immagini, siamo dietro ed è ancora proprio Belletta della Named Rocket che sta cercando di rinvenire, però vediamo che dietro scorge già le immagini del si vede già il gruppo, quindi si è voltato un attimo, ha capito che sta per essere ripreso. Suo distacco 38 secondi e infatti il gruppo è segnalato a 42 secondi, distacco quindi di 4 secondi, forse qualcosina in più per l'atleta della Named Rocket che sta cercando di continuare nell'azione, ma ha capito che il suo destino è quasi sicuramente segnato. C'è un'accelerazione nel gruppo da parte della Palazzago, forzano le formazioni del nord, la Palazzago e la Zalf. Ora ha preso un piccolo margine l'atleta della Palazzago, si tratta di Luca Riva. Dietro c'era un atleta della Zalf, non siamo riusciti a capire di chi si tratta, lo andiamo a dire. Poi due atleti della Gragnano, ovviamente hanno Matteo Comporti, loro possono fare il gioco forza di poter stare a ruota. Ancora Riva, ripreso ora dal gruppo, e c'è il forcing della Zalf che sta cercando di forzare anche gli uomini della Pistoiese che si muovono in questo momento. C'è un attacco proprio in maglia arancione della Pistoiese, non abbiamo capito di chi si trattasse, ma con le immagini siamo subito bombati su i tre. Siamo al 96esimo chilometro di gara con i tre fuggitivi. Vediamo ancora in ultima posizione Agostini, Canepa davanti a lui, poi Matteo Comporti. Diamo ancora l'informazione che Matteo Comporti è caduto, si è rialzato ed è riuscito a essere lì in fuga nonostante tutto. Ormai quando passeremo sotto l'arrivo ci sarà il suono della campana e ci sarà l'ultimo giro, un ultimo giro da cardiopalma sarà sicuramente. Noi dobbiamo dire anche i vari partnership di questa corsa. Abbiamo visto tante immagini di Giovanni Calzature, dove è partita la gara, la banca di Pesce e Cascina, la Ford Blue Bay, Spa di Livorno, Pisa, Cascina e Piombino, la Termo Idraulica, la Orsini Franco, la MoMA Studio Tecnico, la Studio di Consulenza GM3Com, la Tutto Edil, Impresa Edile di Cascina, la Onoranze Funebri di Cascianesi, la Crem di Marchesi Cascina, la Bar Acli, la Produco di Cascina, la Pasticceria Lemmi, la Filiatura Lisi, la Carpen Fast, la Marco Vagelli, la Macelleria Bertini. Qui ancora con le immagini siamo sui tre, vedremo, perché ecco infatti il gruppo era già piombato prima su Belletta. Situazione di gruppo che per ora è unito, ma si sta cercando di andare a riprendere i tre, ma non c'è collaborazione. Infatti vediamo che la Over Tre Colli sta cercando di portare via un drappello di uomini, anche la Zalf sta spingendo ora, gruppo in fila indiana. Vediamo che si rischia di spaccare il gruppo in fila indiana, e in questo momento quando ci sono queste forze forti trainate, a volte si rischia che si formino quei gruppetti. È quello che forse tante formazioni sperano, anche gli uomini della Stipa Milano lì davanti. Siamo con le immagini al 106esimo chilometro di gara e vediamo che c'è sempre, come avevamo detto, si poteva creare un drappello ed è quello che è successo. Sui tre sono piombati altri 7 atleti, quindi 10 atleti al comando. Si tratta, vediamo su di loro, allora Canepa sicuramente, i tre che erano Canepa, Comporti e Agostini che ora va in ultima posizione. Su di loro sono rientrati Nicola Genuin,
della Trentino Cycling Team Under 23, poi Federico Guzzo, Andrea Colnaghi della Named Rocket, Luca Riva della Palazzago, Alex Toglio, protagonista oggi con già della prima fuga con della Casillo Petroli Firenze Bla, Luigi Pietrini della Malmantile che sta andando a fare l'andatura, e Marco Trebisol. Questi sono i 10 uomini al comando. Ora c'è Riva della Palazzaga a fare l'andatura, passa ora Colnaghi della Named Rocket, aveva Belletta prima davanti, ora si è mosso, atleta molto interessante per lui, potrebbe, se arrivassero in questo gruppetto, essere uno dei papabili, poi passare con Forti, non si risparmiano anche gli ex fuggitivi. Guardate le immagini, siamo anche con le immagini dall'elicottero su la fuga. Vediamo che in questo momento sembra passare in testa di nuovo Luigi Pietrini del team Almantile o no, non riusciamo a distinguere bene, però c'è un atleta della Zalf in seconda posizione. Eccolo qui, siamo piombati di nuovo, sembra essere Guzzo, Federico Guzzo a fare l'andatura, poi passa ora Toglio della... si gira un attimo Guzzo per controllare la situazione dietro, vediamo, poi passa, abbiamo detto, Toglio della... formazione della Casillo, poi c'è Pietrini, Riva della Palazzago, ancora le immagini dall'elicottero, vediamoli anche a scorgere dalle immagini dall'elicottero, in seconda posizione Pietrini, poi Riva in terza, poi Colnaghi in quarta, poi Canepa in quinta, chiude il gruppo Matteo Conforti della Gragnano, si va al passaggio con le immagini dall'elicottero, l'elicottero fornito dalla organizzazione, mentre qui siamo con la telecamera fissa a fare l'andatura. In questo momento c'è Colnaghi e c'è il suono della campana, un giro al termine, ormai solo un giro al termine con la testa. Ora vediamo le immagini dietro, c'è un drappello all'inseguimento, c'è un drappello, gli uomini della Stifa Milano a condurre questo drappello di con questo secondo gruppetto, non c'è un vero e proprio, ora il gruppo deve ancora passare, però abbiamo capito che eccolo qui il grosso del gruppo, è ancora molto folto, ma ci sono due gruppetti, i 10 davanti, poi dietro un altro gruppo della pelle e poi il gruppo che sta inseguendo, però possono ancora essere rimescolate le carte, si può arrivare a un gruppo compatto, ma difficile perché di solito in questa corsa è sempre arrivato un gruppo ristretto. Sarà il termine di Buti a decretare, diciamo, cosa succederà. Qui vediamo le immagini sempre del paese di Cascina dall'elicottero, bellissime queste immagini, bellissimo anche perché si può godere proprio del paese. Qui siamo proprio nel centro, al chilometro 109, passato da 3 chilometri, passato da pochi chilometri, scusate, il traguardo. Qui vediamo Conforti in ultima posizione, davanti a lui si tratta di Nicola Genuin della Trentino Cycling Team Under 23, poi della gara alla Schesia. Ancora le immagini dall'elicottero, vediamo come si può gustare. Eccolo, vediamo anche per vedere i distacchi, sono minimi, il primo sono 10, dietro stanno, li vedono, è un po' disunito. Qui le immagini della Giusti Auto, altro partner della corsa, ormai da anni al fianco dell'associazione ciclistica marcianese. Qui siamo piombati al 114esimo chilometro di gara con sempre gli uomini in testa, c'è Luca Riva, ora passa Andrea Colnaghi a fare l'andatura, poi Agostini della Sissio Team, poi vediamo Canepa della Garlaschese, sempre loro ormai in testa a cercare di portare. Passa ora l'atleta della Guzzo della Zalfa, Aeromobile, Desiree Fior, fare ora l'andatura. Ci sono atleti veramente atleti molto interessanti, veramente, dobbiamo dirlo questo, potrebbe arrivare per quello, però dietro c'era un drappello che si stava avvicinando, abbiamo visto Marco Trebisol, è uno dei protagonisti assoluti di questa corsa. Se la meriterebbe Alex Toglio, perché ha fatto una corsa all'attacco, l'ha onorata alla grande la maglia della Casillo, dicevamo, no, del fatto che molti sono al... Giro d'Italia, quindi a quelli che rappresentano come la Zalf, la Casillo, la loro squadra oggi. Ancora le immagini che vediamo che si stanno per ricongiungere, quelli dietro stanno per piombare su i 10 davanti, vediamo, abbiamo visto, li vedevano, eccolo lì, sono lì in lontananza, li vedono tutti un po' spezzettati, potrebbero alcuni rientrare prima, altri rientrare dopo, ma comunque potrebbero formarsi
un drappello di una ventina d'unità al comando. Qui sempre Luca Riva a fare l'andatura. Vediamo due atleti in fondo che stanno cercando di rientrare su questo drappello. Tra poco inizierà la salita per l'ultima volta. Vediamo che si stanno riunendo i due drappelli. C'era Luigi Pietrini a fare l'andatura. Poi eccolo qui, vediamo le immagini del castello di Vico Pisano. Bellissima anche queste immagini dall'elicottero. Possiamo ancora di più gustare questo bellissimo paesaggio, perché dall'elicottero si sa, si può sempre vedere cose che con la moto non possiamo ovviamente far vedere. Invece questa volta ci è permesso anche questa delizia per gli occhi, così possiamo definire. Intanto gli atleti stanno per andare ad affrontare, eccoli qui. Siamo già sulla cosa, ormai sulla ciclabile, sulla pista ciclabile della lì a Sottobuti, e inizia la salita per l'ultima volta. I due drappelli si sono andati a riunire, quindi ultima volta della salita. Siamo percorsi 119 km. È iniziata l'ultima volta la salita. Vedremo come andranno. Chiude Canepa il drappello, con lui un compagno di squadra della Garlaschese. Si tratta con lui Canepa e il fratello Francesco e Leonardo Canepa, tutti e due. Quindi sanno, si è avvantaggiato un atleta della Named Rocket. Si tratta di Mattia Oppici, compagno di squadra di Colnaghi, ma eccolo lì piombare il compagno di squadra in seconda ruota. Stava cercando di venire via con un altro atleta che stava forzando l'andatura in questo momento. Vedremo un po' come si vedrà. Vediamo il drappello, ora sarà il termine di Buti che deciderà forse come si concluderà la corsa. Vediamo che l'andatura è molto forte, un drappello che forse sarà una ventina di unità, ma anche forse qualcosina in più. Colnaghi è in seconda posizione, non riusciamo a capire di chi si tratta in prima posizione a fare l'andatura, però vediamo che i due atleti in testa al gruppetto stanno cercando di fare la differenza. Buona pedalata, arriva un terzo uomo, dovrebbe essere uno dei due Canepa della Garlaschese in terza ruota, però non riusciamo ancora a identificare. Poi un duo della Malmantile, uno è sicuramente Luigi Pietrini, l'altro potrebbe essere la Terra Pirre, non riusciamo a capire. C'era lui nel secondo drappello, ci sembrava di averlo intravisto, e potrebbe trattarsi proprio di la Terra Pirre, l'ex atleta della Mastro Marco Senzi Nibali, quest'anno in forza alla Malmantile. Sicuramente è Pietrini il primo, e vedremo in secondo chi sarà. Intanto si sono andati, sono 4-5 atleti in testa alla corsa, poi un piccolo buco e ci sono altri 4-5 atleti ad inseguire. Vediamo un po' come si andrà a definire la corsa, se arriveranno questi, se invece ci sarà da finire. Vediamo un po', ancora forcing dall'inizio alla fine per questo atleta. Poi sembra essere Pietrini scalare le posizioni. Sono tre atleti al comando, perché hanno mollato gli altri tre che erano in questo drappello. Sono tre atleti, ma stanno cercando di entrare. Ora c'è un piccolo falso piano e poi ci sarà la rampa finale con il Gran Premio della Montagna a Castel di Nocco. Vediamo in cima al GPM, faremo un piccolo resoconto della situazione. Sicuramente Pietrini in seconda posizione, poi Colnaghi in terza. Sta rientrando la Terra Pirre della, sembra essere lui, della Malmantile. Vediamo, ormai siamo proprio sull'ultima rampa. Ancora forcing, ancora il forcing, ed eccolo, lo andiamo ad identificare in questo momento. Si tratta dell'atleta della Development, Simone Piccolo con Pietrini. Poi c'è Colnaghi, poi c'è uno dei due Canepa e poi si tratta, sicuramente ci sembrava, esatto, la Terra Pirre. Però ha mollato la Terra Pirre, un po' in difficoltà, chiede il cambio a Leonardo Canepa. Qui siamo ormai nel finale della corsa con le immagini dall'elicottero. Siamo ormai vicino al finale, siamo al 123° chilometro, in località Pientina. Con la testa della corsa si sono riuniti in diversi atleti. Prova a scattare in questo momento Luigi Pietrini, prova ad aumentare, a cercare di venire via. Non è veloce, lo sa, e cerca di venire via Luigi Pietrini. Da dietro bisognerà trovare un buon accordo, perché non è un atleta qualunque.
Anche sul passo se la cava bene. È partita abbastanza anche bene, dobbiamo dire. Però si rialza, quindi vuol dire che il gruppetto è già rientrato. Vediamo, Luigi Petrini si è voltato. Vediamo se anche la nostra telecamera si volta per vedere. Eccolo qui. E infatti, infatti. Grande lavoro della Zalf. Sono in due. Trainata della Zalf in seconda posizione. Dovrebbe trattarsi in seconda posizione di Stefano Gandin, mentre in prima posizione era il compagno di squadra. Non siamo riusciti a capire di chi si potesse esattamente. Ora sta andando un atleta della Gragnano a fare l'andatura, sempre le immagini dal nostro elicottero. 100, siamo ormai nel finale della corsa, non manca molto ormai a decidere, a decretare il vincitore di questa 79esima edizione del Giro delle Due Province. Si voltano, si controllano ormai, manca poco davvero all'arrivo, quindi occhio, perché siamo con, vediamo anche il nostro elicottero, e siamo ormai ai 2,5 km all'arrivo. Ci prova, sembra essere Agostini, grande protagonista. Siamo con le immagini a Giovanni Calzature. Agostini che prova a venire via proprio a 2 km dall'arrivo, lui che è stato uno dei grandi protagonisti di questa corsa. Siamo nel finale, chi non è veloce ci prova. Agostini ha un piccolo margine, l'ha preso della Sissio Team. Si volta, non si deve voltare se vuol provare a farcela, se non si deve assolutamente voltare. Era minimo il vantaggio chiaramente, e sarà stanco anche perché faceva parte della seconda fuga di giornata, quindi per lui ancora di più. Si volta ancora a controllare la situazione dietro. Vediamo, vediamo che il vantaggio è minimo, però è stabile il vantaggio di Agostini, è sempre stabile. Vediamo ancora con le immagini, stanno cercando di rientrare, sembrano essere quelli della Zalfa ad aver preso in mano la situazione. È proprio così, due maglie della Zalfa in testa, c'è sicuramente Gandin e l'altro potrebbe essere, potrebbe essere sicuramente Federico Guzzo. Siamo ormai vicinissimi a concludere questo 79esimo Giro delle Due Province. È la Zalf, incredibile il lavoro che sta facendo Guzzos, dovrebbe essere lui l'atleta in testa della Zalf. Le immagini del nostro elicottero ci fanno capire ancora meglio che Agostini è stato ripreso. È proprio lui Guzzo, Federico Guzzo. Cartello che indica ultimo chilometro, siamo ormai lì. La Zalf ha già preparato il treno, se lo può permettere, hanno due uomini. Gandini in seconda posizione, fra poco sarà lanciata la volata. Una volata particolare perché è stretta la strada da in fondo, poi allarga piano piano, quindi dobbiamo anche vedere chi la prenderà in testa, chi deciderà. Sicuramente la Zalf è messa benissimo. Per quello che riguarda la Malmantini ne ha due, ma il problema è che né la Terra Pirre né Pietrini sono velocissimi. Poi c'è Toglio della Casillo, poi Simone Piccolo, che sembra essere un po' abbia detto qualcosa alla nostra moto telecamera della moto, perché ovviamente sembra essere disturbato. Abbiamo lasciato sfilare i corridori, è stata lanciata, sembra la volata, è stata lanciata, è ancora lunga, no, no, ancora no, c'è stato un attimo, aveva provato forse Pietrini della Malmantini, dicevamo, non sono veloci né lui né la Terra Pirre. È andato Simone Piccolo in testa, poi sembra essere Colnaghi e Gandin, questi tre. La prova a lanciare Simone Piccolo da molto molto lunga. Si alza sui pedali, rilancia, Colnaghi sembra aspettare il momento giusto, lo passa in questo momento Colnaghi, c'è Gandin che rinviene sulla destra, eccolo qui Gandin in prima posizione, va a sorpassare, va a vincere la 79esima edizione del Giro delle Due Province. Quindi Stefano Gandin della Zalf davanti a Andrea Colnaghi della Named Rocket e Simone Piccolo della Development Guerciotti. Quarto Michele Corradini della Viris Vigevano, quinto Alex Toglio della Casino Petrolio Firenze Pla, sesto Andrea Barzotto della Northway Siate Colmo, settimo Luigi Pietrini della Malmantile, ottavo Claudio Longhitano della Pistoiese, nono Walter Griglio della D'Amico e decimo Francesco Carollo della Gragnano Sporting Club. È stato un finale veramente bellissimo, anche quest'anno come l'anno scorso si è andata a concludere in volata. La Zalf ha saputo sfruttare benissimo il lavoro di squadra, ne aveva due, grande lavoro di Federico Guzzo nel finale e alla fine è andata a vincere Stefano Gandin. Con le immagini a rallenti della vittoria di Stefano Gandin andiamo alle interviste di rito con i protagonisti di questa corsa ormai storica per gli Under 23. Siamo con il vincitore di questa 72esima edizione del Giro delle Province, Stefano Gandin. Oggi una prova molto difficile per te, sei riuscito poi alla fine in un gruppetto ristretto a giocartela a vincere.
Sì, innanzitutto da fare un grande grazie al mio compagno Edoardo Ferri, perché dai 2,5 km si è messo davanti, mi ha portato all'ultima curva, ha anche anticipato un ragazzo, ha chiuso, è stato veramente fantastico. Domenica scorsa ho fatto secondo in rimonta e oggi non potevo perdere. Qual è stato secondo te il momento decisivo per riuscire magari a venire via con un gruppetto? Ma all'ultimo giro ero indietro nel gruppo, ho provato a rientrare con Corradini e un altro ragazzo, siamo rientrati appena prima della salita, poi ho sofferto un po' all'inizio dello strappo, poi nel finale sono rientrato sui 5-6 davanti e poi penso sia stato all'ultimo giro quando siamo usciti dal gruppo il momento decisivo. Questa, a chi si dedica questa vittoria? Ma volevo dedicarla innanzitutto a mio nonno che è venuto a mancare un anno fa e gli avevo promessa, poi alla mia famiglia, alla mia ragazza e alla squadra, sicuramente agli sponsor e ai direttori sportivi che non ci fanno mancare niente, ci portano alle corse e noi dobbiamo solo salire in bici e fare del nostro meglio. Con Andrea Colnaghi della nave The Rocket, oggi per te piazza d'onore, è mancato, cos'è che ti è mancato proprio nel finale? Ma un po' di gambe è mancata, però il vincitore è stato più forte, ne aveva di più, io ho dato tutto ma non ce l'ho fatta. Sei stato comunque un grande protagonista perché oggi ti abbiamo visto sempre all'attivo, nel finale è venuta via questo drappello, è una volata che ti piaceva, l'avevi vista? Sì, le volate così sono adatte a me, però è andata così, è stato più forte lui. Simone Piccolo, per te un piazzamento quest'oggi, sembra che però ti sia rimasto un piccolo rammarico per la volata finale, eravate riusciti a venire via nel giro finale con un drappello, quindi era l'occasione buona. Sì, io mi sono giocato le mie carte sull'ultima tornata della salita, sapevo che quelli della Zalf potevano giocare sulla superiorità numerica e sul fatto di essere forse un pochino più veloci di me, quindi ho cercato di forzare il ritmo in salita, ma il vento contro nel tratto finale non mi ha avvantaggiato, eravamo in 6 ma ci hanno ripreso poi da dietro e come ha detto il vincitore è stato aiutato molto bene dal suo compagno che gli ha tenuto chiuso gli ultimi chilometri, poi ho cercato di anticipare e prendere per primo l'ultima curva, ma forse con le gambe che avevo era meglio se la pigliavo forse qualche posizione dietro e fare una volata in rimonta invece che di testa, però diciamo che questo dà morale comunque per il periodo in cui siamo, quindi va bene, è un risultato positivo. Siamo con Sergio Casarosa, presidente dell'associazione marcianese, anche quest'anno, nonostante insomma avete slittato di qualche mese, siete riusciti a organizzare una bellissima manifestazione come la 79esima edizione di questo Giro delle Due Province. Veramente, ecco, quest'anno forse abbiamo toccato il top anche perché poche gare ci sono state e quindi i corridori dovevano correre, per cui sono venuti a Marciana, anche se ci vengono molto volentieri perché è una corsa ormai con 110 anni di storia, quindi non sta a me fare i plausi a questo tipo di manifestazione. Sono venuti i corridori, sono arrivati diciamo più o meno tutti, un percorso accettabile, un percorso che piace anche al pubblico perché vede sempre questa gara continua, oggi vado avanti io, dopo un quarto d'ora vai avanti te, quindi c'è stata una lotta fino in fondo e poi un arrivo di questo tipo con 15 corridori, poi altri 20 per gli altri, per noi è stato l'ottimo, veramente. È un ringraziamento, ci tengo particolarmente a tutti indistintamente, oltre 50 persone che hanno gestito diciamo, la nostra corsa, per non parlare dei carabinieri, dei vigili, tutti i comuni che hanno fatto di tutto perché la gara avesse un risultato importante. Ecco, questo io è un ringraziamento che diciamo, farò sempre quando vedo veramente questa collaborazione, ci teniamo particolarmente. Siamo con Massimiliano Anichini, uno degli organizzatori di questa gara, lo dicevamo prima col presidente marcianese Sergio Casarosa, nonostante sia slittato di qualche mese siete riusciti anche per via di questo brutto momento ad organizzare una bellissima corsa anche quest'anno, con qualcosa in più. Sì, no, vabbè, quest'anno è stato un cavallo di battaglia con tutto il problema del Covid, abbiamo dovuto slittare al 5 settembre e quindi diciamo, abbiamo perso un po' qualche sponsor, diciamo, perché purtroppo i problemi di Covid non è che è stato possibile rimpiazzarlo. Però comunque diciamo, per il resto è andato discretamente con tutta la cittadinanza che ha partecipato, e l'amministrazione, i carabinieri, le associazioni Nazionale Carabinieri, la Falco di Cascina, insomma è stato
una bella manifestazione, insomma, ecco. Anche perché dietro a tanta organizzazione non ci sei te, c'è Sergio, ma ci sono anche tante persone che abbiamo visto le casacche, ho scritto staff, tante persone, anche giovani, che sono qui a inserire, a aiutare, a portare avanti questo giro delle due province. Sì, ma il bello, diciamo, è la cittadinanza che ha reagito dandoci una mano concreta alla situazione, quindi un grazie va a loro, al Consiglio, Renzo Granchi, Morganti Giovanni, Raffaniello, Salvati, insomma, ecco, è stata una bella manifestazione e già prepariamo già per l'anno prossimo l'80esimo giro delle due province e speriamo di fare anche la gara del 10 d'ottobre con la gara dei giovanissimi. Quindi vi aspettiamo tutti e diciamo si spera che ecco di rifarlo, insomma.